Buongiorno e bentornati sul vostro canale. Allora, la voce non è ancora al massimo, quindi non sono al 100%, ma questo non toglie le energie per la condivisione di nuovi contenuti. E siamo a presentare direttamente in provincia di Pavia, negli studi e nell'ufficio di Carlo Boggi Ferraris, il nuovo incredibile orologio e ci racconterà da parole sue un attimino quelle che sono un po' le dietrologie dell'OISA 1937, in particolare del modello dedicato proprio a suo nonno Domenico Morezzi. Quindi questa è un po' una storia d'amore e di passione. E diciamo, ringrazio Carlo per essersi lasciato andare un po' con noi, non è mai facile perché comunque si vede che a primo impatto davanti alla telecamera ha un po' di agitazione, ma questa è l'emozione che gli crea, perché è veramente lui emozionato di creare quello che ha perseguito per tanti anni, per riuscire ad arrivare a questi risultati, perché sono tanti anni di sacrifici e quindi l'emozione, il trasporto che lui prova è proprio dedicato a questo sforzo di un sogno coronato. Quindi complimenti davvero a Carlo e penso che tutti quanti voi apprezzerete la sua spontaneità, la sua genuinità. Benissimo, avanti col contributo video, siamo proprio negli studi di OISA 1937. A voi. Buongiorno, sono Carlo Boggio Ferraris, nipote di Domenico Morezzi, fondatore di OISA 1937. Dopo che ho trovato in soffitta questo orologio di mio nonno, che non è proprio solo l'orologio del nonno, ma è l'orologio fabbricato dal nonno negli anni 40, 50, massimo 45, con all'interno un 10 e mezzo, mi sono dedicato 7 anni per riprendere l'ultimo dei progetti del nonno, 13 linee, un 29,50 di diametro e di reingegnerizzare e riprodurre il movimento in serie, cioè noi abbiamo voluto, insieme ad altri soci, abbiamo voluto attivare una manifattura di movimenti da vendere al comparto dell'orologeria, ai brand che desiderano avere un prodotto made in Italy. Ne è nato questo movimento di derivazione dal progetto di mio nonno. Questo movimento è prodotto in serie, la produzione è iniziata a dicembre, è rifinito con perlage a mano, qui in laboratorio da noi, in provincia di Pavia, rifinito con le code Genève sui ponti, sempre a mano da noi, molto sottile come si può vedere, ha delle caratteristiche particolari che sono sostanzialmente sono queste. Allora, il movimento, come si può vedere qua, il movimento ha una disposizione, si può capire, del treno del tempo un po' particolare. Mio nonno ha progettato questo treno del tempo totalmente, come dire, originale, in maniera totalmente originale. Ha infatti separato le ruote della minuteria, delle ruota ore, ore e minuti in pratica, dal movimento del scappamento bilanciere e quindi ha separato il treno del tempo dei secondi da quello delle ore, portando un rinvio in più dalla parte del bariletto e montando la chaussée, cioè la frizione, non sulla ruota centrale, bensì proprio su questo rinvio. La chaussée, si può vedere, in questo caso è il primo rinvio che c'è qui e fa da frizione. Questo sistema ha portato tre vantaggi. Il primo vantaggio è quello di avere lasciato più spazio, quindi un movimento più sottile, ruote più distanti e la possibilità di aver portato la ruota dei secondi direttamente sulla terza ruota. Questo significa un vantaggio anche dal punto di vista del modulo dei
Perché è stato così consentito un modulo più grande, di utilizzare un modulo più grande. Il più importante di tutti i vantaggi probabilmente è il fatto che il treno del tempo con questo sistema non viene influenzato dalle perturbazioni causate dalle ruote di ore e minuti, quindi garantendo un miglior risultato cronometrico. A questo proposito devo dire che il profilo dei denti è nostro, riservato per noi, non è un profilo standard, è un profilo ottimizzato su quello che è il consumo, il bilancio energetico del nostro movimento, dal bariletto alla ruota di scappamento, ed è stato ottimizzato consumo, inerzia, equilibrio di tutto il meccanismo. Significa, è stato fatto una scelta verso un bilanciere a inerzia variabile da 8 mg di massa e una regolazione senza racchetta con le masselotte in rame berillio. Questo significa che sono state eliminate le perturbazioni indotte dalla presenza della racchetta stessa. Naturalmente aumentano i costi in questo caso. Tutto un insieme di ricerca di affidabilità e di qualità. Naturalmente, non volendo fare un prodotto che potesse presentarsi in concorrenza con gli orologi svizzeri o del resto del mondo, peggio ancora, gli orologi svizzeri che hanno capacità di numeri immense e di tecnologia, abbiamo scelto la nostra strada. Ed è un po' originale, è prodotto di manifattura, produciamo quest'anno 1000 pezzi, l'anno prossimo 2000 pezzi e fra 3-4 anni l'obiettivo è arrivare a 10.000 pezzi in un anno. Quindi una produzione limitata, se vogliamo. Sono previste già le complicazioni, gli sviluppi seguenti, è previsto l'implemento di una complicazione che è la riserva di carica, l'indicazione della riserva di carica, poi seguirà nei prossimi mesi la versione ponte unico, quindi niente più 5 ponti separati, ed infine l'automatico è già allo studio, ed infine la versione doppio bariletto fra qualche anno, che è già stata sviluppata, ma ovviamente per renderla vendibile c'è bisogno di tempi e investimenti. Il doppio bariletto si presume che abbia una settimana di autonomia. Quindi un orologio che è nato molto bene. Tra l'altro le prestazioni cronometriche sono risultate eccellenti. C'è la possibilità, la versione richiesta, di stare all'interno di 10 secondi, più o meno 5 al giorno. E altrimenti la versione standard nasce con 10 secondi più o 10 secondi meno al giorno in 6 posizioni. La versione appunto top invece prevede 5 secondi. Sono dei risultati buoni, 60 ore di autonomia, lo stop secondi, e ci sono delle caratteristiche molto particolari, delle quali mi basta raccontarne due o tre, per rendere conto, per rendere l'idea di come è stato progettato di come è stata progettata la fabbricazione in serie di questo orologio. Sono stati utilizzati viti con la testa svasata in senso conica, in senso convesso, per ottenere, e sabbiate anche di sotto, per ottenere la massima frizione e quindi per ottenere uno svitamento equivalente alla forza di avvitamento, circa 80 grammi, cosa che normalmente non è così, cosa che normalmente è 80 grammi per avvitarla, 30 per svitarsi. Poi abbiamo utilizzato degli spessori micrometrici sotto il del bilanciere, che non è un bilanciere a sbalzo come un coque, ma è un ponte con due appoggi, come si può vedere, e questo presenta un vantaggio che sotto il ponte del bilanciere, sotto ognuna delle due viti, ci sono degli spessori per mettere a zero i giochi totali assiali del bilanciere stesso, tra pietre superiori, pietre inferiori, l'asse del bilanciere, la costruzione delle platine dei ponti, si è portato a zero il gioco e poi si è inserito uno spessore variabile, quindi di ogni orologio, tarato per ogni orologio, per avere il gioco giusto assiale sul bilanciere di 1,5 cm.
Cos'altro posso dire? State eliminate tutte le parti che potevano creare consumo di materiale, consumo di ferro, di ottone, di acciaio. Sono stati sostituiti i componenti per esempio, il piedino, il tubetto dei secondi è in rame beriglio, che è anche autolubrificante. In rame beriglio è anche, e costruiamo noi, il piton e il portapiton. Cos'altro posso dire? C'è una pietra sotto i due perni del bariletto. C'è una pietra anche sotto al posto del anello che normalmente si monta sotto la ruota corona, si chiama bug, è un anello per lo sfregamento fra la ruota in acciaio e la platina e il ponte, abbiamo inserito una pietra anche lì. Insomma, tutta una serie di accorgimenti per far sì che il movimento nascesse senza problemi di affidabilità. Il primo della serie deve essere uguale al risultato del millesimo. Questo ci deve permettere di venderli e di non avere problemi di ritorni. È stato fatto per esempio l'epiname a tutto il movimento, compreso ponti e platine, non solamente a qualche componente. Insomma, tutta questa serie di accorgimenti che hanno portato un ottimo risultato, devo dire un ottimo risultato. È stato mitico, è stato veramente mitico. Io credo che in pochi minuti è riuscito un po' a raggruppare, a fare il sunto di quella che è una storia incredibilmente di amore e passione. Vi lascio con un breve contributo video, quindi qualche immagine girata e qualche fotografia ufficiale, così tanto per allietare i secondi finali di questo incredibile orologio. Vi ringrazio per essere stati qua. Se vi è piaciuto, mettete un like, se non vi è piaciuto, mettete dislike. Se avete voglia di condividere, condividete il video, lasciate nei commenti quello che più vi interessa, mi raccomando, i commenti per me sono importanti, le vostre impressioni sono importanti, questo è un canale di condivisione. Un abbraccio a tutti, alla prossima.